Nuovo tentativo di dare la partenza di questa tris quartè quintè riservata ai gentlemen. Partenza valida. Proviamo a scorgere. Rally regala al comando impegnato da Zelda Zac, secondo in corda, Tuono Cross davanti a Zima Jet, Marlon OM, Tuono Fez e Umberto Axi più veloci dal secondo nastro. Poi ancora Tire Tual partita bene dal terzo davanti a Vittoriano Hans, in ritardo Van Vitelli, Zona Jet, Vireo Jet che ha sbagliato. Marlon OM ha anticipato la risalita di Umberto Axe, punta in avanti, va a chiedere strada e a Zelda Zac che ha scavalcato Rally Regal, la ottiene, è il terzo leader della corsa che vi ricordo è programmata sui 2600 metri. Ne mancano ancora quindi 1800 al traguardo con Umberto Axe che va al salchi di Marlon OM, avendo in scia la favorita Tire Tual. Si è spostato dalla corda Rally Regal, infilato da Tuono Cross, poi Zima Jet in coppia con Van Vitelli, Zona Jet, Tuono Fez e gli altri. Primo chilometro. Con Marlon OM leader. Umberto Axe al suo esterno, la seconda pariglia composta da Zelda Zac e Tire Tual, poi Tuono Cross e Rally Regal, ancora Zima Jet e Van Vitelli, Tuono Fez, Zona Jet al largo, alla retroguardia Vittoriano Hans e Vireo Jet che ha ripreso contatto. Marlon OM che guida nei confronti sempre di Umberto Axe, in controllo gli ultimi 400 metri in 37 per la testa. Tire Tual sempre in attesa in scia Umberto Axe, avendo all'interno Zelda Zac e Tuono Cross, e in scia Rally Regal, poi Zima Jet e Van Vitelli. Siamo all'attacco del penultimo rettilineo con Marlon OM che difende la posizione da Umberto Axe. Zelda Zac è in corda con vicino Tire Tual, poi Tuono Cross e Rally Regal. Prova la progressione in terza ruota Zona Jet, ma Marlon OM allunga e controlla. Zelda Zac cerca di rinvenire all'interno di Umberto Axe. Temporeggia ancora Tire Tual che soltanto ora si affaccia in terza ruota per andare in caccia dei primi, ma Marlon M allunga bene nei confronti di Zelda Zac. In corda prova a rimanere in quota anche Tuono Cross. Paletto dei 200 finali, Marlon M in fuga da Zelda Zac, Tuono Cross, Umberto Axe, Zima Jet all'interno e Tire Tual. Marlon M, 14 anni e non sentirli, stacca da Zelda Zac, vince come vuole. Al terzo completa il trionfo del primo nastro a sorpresa Zima Jet, si mantiene in quota per il quarto un generoso Umberto Axe, l'unico a rimanere a galla tra chi rendeva i metri. Lo stacco perentorio di Marlon OM, Luigi Farina Junior per i colori della sua Giga Farm. Zelda Zac gli ha dato strada dopo aver superato Rally Regal. È emersa nella sua scia al posto d'onore 7-3 per linea interna. Ha trovato spazio in retta. Zima Jet ha fatto suo il terzo posto 7-3-6 per la tris, 7-3-6-10 per il quartè. Al quinto posto dovrebbe essere ancora, credo, Tile Tual a completare il quintè.